mi ha risposto che hanno sanzionato i punti che io avevo segnalato. E per ultimo, che credo che sia la risposta più interessante da un certo punto di vista, mi ha risposto l'ultimo con un altro comune. Allora, uno precedente mi ha detto, un altro ancora comune, mi ha detto che praticamente non avrebbero mai dato le figurine lì, e in buona sostanza gli ho mandato quello con una mia lettera di spiegazione sul perché noi facevamo questo, e so per certo, perché me l'ha detto l'edicolante, che questo qua le figurine non gliene andava. Arriviamo all'ultimo, erano 5 o 6 comuni adesso, arriviamo all'ultimo, ripeto, quello più interessante. In buona sostanza il comune mi risponde, anzi, è interessante che la leggo, perché è da sentire. La vostra prima segnalazione, vabbè, questa qui, il riscontro l'hanno segnalata sia nella prima che nella seconda vostra lettera, perché io ho fatto la lettera di sollecitazioni, è stato rilevato che da sopralluogo effettuato presso gli esercizi da voi segnalati, effettivamente vengono posti in vendita figurine Panini, ma che le stesse possono essere commercializzate oltre che dalle edicole anche da altri esercizi titolari di scia commerciale, in quanto hanno codice a barre che inizia per l'801. Allegasi copia delle, ecco, questa è la parte più interessante. Allegasi copia i titoli che ha e vediamo quale manca. Pronto? Sì, sì, vai, è collegato Lillo, quindi sì, si sente la voce sotto, sì, vai. Sì, l'interferenza, sì. Sì. Allora, allegasi copia, questa è la parte più interessante di me. Allegasi copia dell'esperto di un giornale di categoria che risponde ad un quesito analogo. Allora io mi chiedo, è vero che questi hanno il codice a barre 801, ma le motivazioni per cui, se questi hanno il codice a barre 801, io ripeto che trasmissione evasione IVA, in quanto questi sono soggetti a scontrino fiscale. E non mi possono dire che lo scontrino fiscale deve essere zero, per i motivi che ho detto prima. Ma allora io mi chiedo, siamo in una nazione dove il parere di un esperto diventa legge. Cioè, l'esperto, io non dico se ha ragione o torto, è un suo punto di vista, questo esperto che scrive, e lui fa le sue, anche se mi suona un pochettino così, tra virgolette, un po' male, che un esperto che scrive su un giornale di categoria possa dire queste cose che vanno un po' contro la categoria, no? Vabbè, ma al di là di questo, ma è mai possibile che un'amministrazione comunale, non avendo, credo io, basi per rispondermi, mi risponde che l'esperto ha detto che non si possono vendere? Ma tu mi dici, allora, gli ho scritto un'altra ulteriore lettera e gli ho chiesto, va bene, l'esperto è il suo punto di vista, il mio punto di vista, che non sono un esperto, è che le figurine non le possono vendere. Allora, se voi pensate di essere dalla parte della ragione, segnalate la legge per cui dice che non le possono vendere, dico, perché il parere di un esperto è come il mio. Certo. Non è legge. Allora, Nicola, sono in gentile attesa, quindi. No, no, appunto, facciamo un piccolo il punto della situazione, e cioè diamo la possibilità a Lillo, se vuole replicare o qualche osservazione, perché poi ci sono altri interventi, in particolare quello di Barbieri, che tra l'altro nel suo messaggio audio rifà un po' una piccola storia della Panini, e poi segnala altri casi tipo quello di Nicola, che sarà interessante quindi ascoltare. Allora Lillo, hai qualcosa da sottolineare rispetto a quanto ha detto Nicola? No, sono d'accordo con lui, bisogna che ci sia un chiarimento preciso, speriamo che sia con la nuova legge, di quello che deve essere considerato prodotto editoriale e quello che non deve essere considerato prodotto editoriale, perché se no noi abbiamo tutti quanti gli obblighi che questo comporta e ci limita. Speriamo che il legislatore sia chiarificatore. Ecco, oppure questo l'avevamo già detto con Nicola in un precedente collegamento, oppure che ci siano pronunciamenti importanti, ma dell'autorità giudiziaria civile, e cioè che non siano, che la cosa non rimanga relegata negli uffici dei vari comuni, tra vigili, assessorati, certo, al commercio, certo. Ma che ci sia un pronunciamento forte e deve identificare precisamente come cos'è il prodotto editoriale, e non può capitare, come capita purtroppo tanto spesso in Italia, che ognuno interpreta le cose, giocando poi appunto sul fatto che ci sono delle zone d'ombra,
che ognuno interpreta come vuole, quindi ognuno va per conto suo. Certo. E infatti purtroppo è questo il problema che abbiamo noi come edicolanti, ma anche solo come italiani, insomma, ognuno interpreta la legge come vuole sempre. Allora, una piccola pausa musicale per dar modo alla regia di stabilire il collegamento con WhatsApp e quindi entrare nella seconda parte della nostra assemblea.id in cui diamo spazio ai vari interventi. Ci sarà una piccola sorpresa, poi la mettiamo in fondo alla trasmissione, che arriva da Napoli con un post, un messaggio vocale davvero molto molto simpatico, e però appunto vi lascio un po' con questo senso della sorpresa. Ascolteremo invece alcuni interventi di Barbieri, Giuliano Barbieri da Modena, che dopo averci fatto, diciamo così, una scheda storica che ricalca più o meno le cose che ha detto Lillo prima in apertura, ci parla di alcuni casi concreti, di alcune lettere e ricorsi, esattamente un po' nel solco delle cose che sta facendo in maniera molto battagliera il nostro Nicola. Quindi voi rimanete collegati, adesso una... Ciao a tutti, sono Giuliano da Modena, volevo fare un primo appunto giusto per chiarire una cosa, nel senso che Modena Panini è un marchio stesso importante quanto, non so, Ferrari, Pavarotti, per fare gli ultimi due esempi. E le figurine Panini nacquero da un'idea di un edicolante di Modena, Giuseppe Panini, coi fratelli, che gestivano un'edicola vicino al Duomo, quindi in pieno centro storico, una delle edicole più antiche. Attualmente l'edicola stessa è di proprietà dei Panini, mentre Panini figurine non è più della Panini, quindi ha perso un po' il connotato, secondo me, di amore verso le edicole che avevano in modo storico. Non so se Panini abbia ancora una piccolissima partecipazione, perché dal 1 aprile di quest'anno è cambiato completamente l'assetto societario. Cosa è successo recentemente, oltre ad altre cose che dirò dopo? È successo che sulla piazza di Modena per ben due volte nelle ultime due settimane si è andati in rottura di stock, nel senso che MDIS, che è il distributore nazionale che fornisce la Panini, che fornisce i nostri distributori locali per le edicole, è rimasto completamente senza, perché non venivano fatti i rifornimenti. Di conseguenza anche tutte le edicole di Modena sono andate sotto stock, che è una cosa inconcepibile, perché tra l'altro la Panini è esattamente dall'altra parte della strada rispetto al distributore locale, ma tutto deve andare a Milano e da Milano tornare a Modena. La cosa più grave è che le stesse figure erano in abbondanza nei supermercati della Lidl, perché, come è successo nei mondiali, essendo sponsor loro vendono le figurine, o meglio le omaggiano in base a un certo numero, valore di acquisto. Quindi gli edicolanti hanno fatto veramente una figura, diciamo, non eccelsa. Protesta la Panini, facendogli presente anche il problema dell'Lidl e del fatto che loro tranquillamente stanno distribuendo il loro prodotto al di fuori delle edicole, pur dichiarando che l'edicola per loro è il canale migliore, che amano di più. E gli ho anche ricordato che non hanno mai dato risposta alle lettere e richieste di incontri fatte dal Nazionale. Sempre per il discorso delle figurine vendute fuori dal canale edicole, su Modena, mentre lo scorso anno non si erano avute segnalazioni, quest'anno si è diffusa anche da noi. Quindi io ho mandato 10 esposti a vari comuni, ad alcuni comuni anche due volte. Le risposte sono state varie. Ci sono varie tabaccherie che probabilmente... informate in modo giusto dai loro commercialisti o associazioni, hanno aperto la scia, quindi hanno l'autorizzazione alla vendita di prodotti editoriali. E questa, diciamo, che è stata la grande maggioranza delle tabaccherie. È successo invece che a Modena è stato sanzionato e
sequestrato il prodotto al GameStop, che è una catena multinazionale che è in vari supermercati, ipermercati. Da un controllo che ho fatto io 10 giorni fa, le figurine non le hanno ancora rimesse. A Sassuolo un tabacchino mi era stato segnalato che vendeva le figurine, quando gli sono andati i vigili non le aveva, però almeno aveva altri prodotti editoriali, e anche questo ha avuto una sanzione e sta subendo controlli ogni 15 giorni. La cosa interessante invece è quella del comune di Formigine. Sia chiaro che sarebbe stato giusto prendere una posizione molto forte, nel senso dire non vendiamo le figurine Panini per una settimana, 10 giorni, le proviamo a rendere tutte. Ma la domanda è, sarebbe riuscita? In quante edicole, visto la situazione economica traballante, sono disposte a rinunciare a questi incassi? Scusate, riprendo, ma ho dovuto interromperlo. Dicevo Formigine. Formigine sono state segnate tre tabaccherie e cartolerie che vendevano questi prodotti. Allora, una era in regola con la SCIA, quindi autorizzazione alla vendita. Ah, e ripeto, tutti questi emettevano scontrino, articolo 74, quindi non vendevano sottobanco, diciamo. Mentre due erano sprovviste di licenza. Il comune di Formigine ha fatto presente che esiste una interpretazione della legge che le figurine Panini non sono prodotti editoriali. Il prodotto editoriale sarebbe l'album, ma non le figurine. Quindi hanno chiesto un parere al Ministero e siamo in attesa di questa risposta. A tutto venerdì scorso questa risposta non era ancora arrivata, così mi hanno detto la Polizia Municipale di Formigine. Da fonti interne della Panini, visto che quando si fanno i direttivi della SLC ci sono anche i rappresentanti della Panini, su questa cosa qui ci sono contrasti interni, però è anche vero che Panini, come ho detto, ormai è diventata una multinazionale molto settorializzata, chi decide il direttore va avanti per quella strada lì, salvo evidenze economiche sbagliate. Le figurine Panini comunque dagli ultimi dati che avevo erano un po' in calo, quindi certo che il canale distributivo alternativo non gli ha portato nulla, anzi ha portato probabilmente solo caos e disaffezione verso il canale principale che sarebbe quello delle edicole. Questa è la situazione. Panini edita anche altri prodotti, alcuni regolari, alcuni non regolari, ma diciamo che il grosso problema sono questo è abbastanza Bene, allora avete sentito la testimonianza di Giuliano Barbieri e il caso del comune di Formigine, che ha detto esplicitamente, ha risposto esplicitamente a Barbieri dicendo che le figurine Panini non sono prodotti editoriali. E su questo però ha chiesto il parere del Ministero. Si è ancora in attesa di questo parere e sentiremo appunto gli eventuali sviluppi. Barbieri ha sottolineato anche un altro aspetto importante da un punto di vista politico generale, e cioè i contrasti interni all'azienda proprio su questa difformità o su questo doppio binario o triplo binario di distribuzione delle figurine. Allora, chi vuole intervenire per prima? Nicola? Sì, io da quel poco che sono riuscito a sentire, perché la voce andava e veniva, Sì. questo non fa altro che dimostrare ancora una volta le varie interpretazioni, perché ripeto, io, mentre il Comune Capoluogo ha sanzionato i punti che avevano queste figurine, me l'hanno messo per iscritto, c'è un altro comune che praticamente dice altro. Allora, fino a che non avremo, speriamo che arrivi questo parere del Ministero. Perché se no diventa troppo comodo una volta che vanno lì, siccome quello è un amico, gli lasciamo la scia. Allora, se nel frattempo viene approvata questa benedetta legge che
ci garantisce ancora che per 20